Benvenuti e bentrovati al TG Oggi News. In apertura l'attesa della città di Salerno per la gara interna di domenica della Salernitana contro la Roma di Mourinho. Fervono i lavori anche allo stadio Arechi e questa mattina l'assessore allo sport del Comune di Salerno, Angelo Caramanno, in un sopralluogo proprio verso l'impianto di Via Aiene, ha illustrato i lavori fin qui effettuati rispondendo alle critiche ricevute sul mancato adeguamento dello stadio che domenica ospiterà appunto la Roma nella prima gara interna del campionato di Serie A della Salernitana. Vediamo. Si lavora anche oggi allo stadio Arechi per gli interventi in corso predisposti dall'amministrazione comunale di Salerno per un sopralluogo stamani davanti al Principe degli Stadi che domenica dovrà ospitare la Roma per la prima partita in casa della Salernitana nel campionato di Serie A. Era presente l'assessore allo sport del comune di Salerno, Angelo Caramanno, ieri finito nel mirino di un duro attacco dal rappresentante del Movimento 5 Stelle, Angelo Tofalo. L'occasione è stata utile per chiarire gli interventi fatti e quelli in corso. L'impegno è stato innanzitutto, ha ribadito Caramanno, l'iscrizione al campionato in un anno in cui anche gli sforzi dell'amministrazione comunale sono stati concentrati innanzitutto nella lotta al Covid. Il primo intervento ha riguardato l'adeguamento dell'illuminazione e poi l'eliminazione delle reti di protezione, ma, come ha ricordato Caramanno e come mostrano le immagini realizzate questa mattina, si lavora ancora. Caramanno, sono accuse pesanti quelle che sono state rivolte ieri all'amministrazione comunale in merito ai mancati lavori allo stadio Arechi. L'assessore allo sport invece è anche qui stamattina per un sopralluogo per controllare che i lavori che sono in corso proseguino nel migliore dei modi. Ma guardi, accuse pesanti, leggere. Mi fa piacere che ci sia questo rinnovato interesse per la Salernitana e per Salerno da parte di tante persone che fino ad oggi, insomma, si sono occupate d'altro. Quindi questo già è un dato positivo. Evidentemente siamo riusciti ad attirare l'attenzione di terzi perennemente assenti sulle cose della città e ovviamente noi acquisiamo ogni tipo di contributo, anche quelli critici, sebbene criticabili. Ecco, assessore, è stato detto che in questi 3 mesi non è stato fatto nulla. In questi 3 mesi sono state fatte tutte le gare possibili e immaginabili. Nel frattempo, come voi ben sapete, avevamo il problema dell'iscrizione al campionato e di avere un campo omologato per poter disputare la Serie A. Cosa è stato fatto in questi mesi e che cosa si deve fare ancora? Allora, noi in questi mesi, prima cosa, ci siamo iscritti al campionato. Non abbiamo fatto i sepolcri per giocare altrove. Cosa fondamentale. Voglio ricordare una cosa fondamentale: abbiamo fatto le gare e abbiamo cominciato ad adeguarci alla Serie A, perché il nostro campo per la Serie B era idoneo e non è adeguato per la Serie A per una serie di motivazioni fondamentali. Prima di tutto l'impianto di illuminazione, per cui abbiamo fatto la gara d'appalto, abbiamo assegnato la gara e stiamo facendo quello che dobbiamo fare. Assessore, volendo fare un salto in avanti, si sta lavorando anche oggi, a che cosa? Oggi, anche la notte. Allora, la prima cosa, dal punto di vista strettamente estetico e poi conforme anche a una serie di normative di carattere nazionale e UEFA, la prima cosa bella che siamo riusciti a fare, che è banale ma è molto bella, è finalmente eliminare questa rete di protezione tra la curva, gli spalti e il pubblico. Infatti sarà un bel vedere questa curva e questi stinti che si affacciano direttamente sul campo tutti quanti insieme. Per quanto riguarda la curva nord, ci sono dei motivi di ordine pubblico al momento che non ci consentono ancora la rimozione della rete superiore al piano inferiore. Voglio dire anche un'altra cosa: noi in tutto questo agiamo di concerto con altre autorità che si chiamano prefettura, questura, agiamo di concerto con una società che si chiama Salernitana, agiamo di concerto con i vigili del fuoco, eccetera, 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 eccetera. Posso farle un'altra domanda? Ieri improvvisamente sono comparsi 400 biglietti che sono stati venduti in pochissimo tempo. A che cosa è stata dovuta questa improvvisa disponibilità? Io sono onesto, sempre corretto, non ne ho proprio idea, è una cosa che non ci riguarda, non la so neanche. A me interessa semplicemente dire che le panchine saranno idonee per ospitare le squadre di Serie A, che stiamo lavorando al tunnel d'ingresso per centrale, quindi da sotto la tribuna centrale le squadre entreranno in campo di qui a qualche partita. Il tabellone luminoso? Il tabellone luminoso è altra storia per la quale noi ci siamo impegnati a fare il possibile per metterlo.
stiamo verificando se ci può essere una sinergia pubblico-privato per utilizzare questo tabellone, altrimenti dovremo fare un altro investimento ulteriore per metterlo. Intanto l'assessore ha partecipato anche in prefettura alla riunione per definire una serie di misure di sicurezza. Sarà chiusa la stazione Arechi della metropolitana leggera e la questura, oltre ad invitare i tifosi a raggiungere con largo anticipo lo stadio, chiede anche di utilizzare il percorso stradale sulla lungomare. Nessun dubbio invece da parte dell'assessore Caramanno sull'esito della partita. La domanda adesso al tifoso: come finisce Salernitana-Roma? 2-1. 2-1 per la Salernitana. Ora ci spostiamo in costiera a usare le risorse del Recovery Fund per prevenire ulteriori danni legati a frane e smottamenti. L'ipotesi avanzata dal deputato PD Piero De Luca dopo la bomba d'acqua che ieri ha causato danni in costiera amalfitana. Esprimo vicinanza e solidarietà alle comunità toccate dagli eventi atmosferici che hanno creato danni e disagi in costiera amalfitana. Ad affermarlo questa mattina è stato il deputato del Partito Democratico Piero De Luca dopo le abbondanti piogge che ieri hanno fatto registrare smottamenti, frane, allagamenti ed hanno procurato ingenti danni ad alcune abitazioni e attività commerciali in costiera amalfitana. I danni e i disagi maggiori a minori, in particolare nella frazione di Villa Mena, dove fango e detriti provenienti dal fronte franoso di Casa Rossa al confine con Ravello si sono riversati fino in centro. Il Centro Coordinamento Soccorsi, in collaborazione con l'amministrazione regionale e provinciale, i sindaci e gli amministratori del territorio, si sono immediatamente attivati per risolvere in tempi brevi le criticità più urgenti, coadiuvati dalla Protezione Civile, dalla Polizia Provinciale, i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine per tentare di limitare i disagi ai cittadini alla circolazione e tutelare l'incolumità pubblica. Fin dai primi momenti, dopo la bomba d'acqua, il sindaco di Minori, Andrea Reale, ha invitato i cittadini alla massima attenzione, a non allontanarsi e a lasciare i piani bassi delle abitazioni. I negozi sono rimasti chiusi ed anche la giornata di Gusta Minori è stata fermata per riprendere oggi nella normalità. Seguiamo con attenzione le evolversi della situazione e siamo impegnati a predisporre e attivare un piano di preallertamento e monitoraggio delle colate di fango e detriti che possono verificarsi in occasione degli eventi atmosferici estremi, ha ricordato Piero De Luca, e sfrutteremo le risorse dedicate al Recovery Fund per fronteggiare questa ulteriore emergenza, ha concluso il deputato del Partito Democratico. Cronaca: era stato segnalato alla questura da molti cittadini del centro storico di Salerno. Un uomo si aggirava per le strade urlando e inveendo contro i passanti e in preda all'agitazione era anche entrato nella chiesa di Santa Lucia lanciando delle pietre. La polizia lo ha rintracciato e fermato. Sono stati numerosi i cittadini del centro storico di Salerno che hanno chiesto alla questura di intervenire per la presenza di una persona che danneggiava e disturbava la cittadinanza. In particolare, il soggetto segnalato si stava girando per le strade urlando e inveendo e sputando contro i passanti. Con azioni vandaliche l'uomo aveva già danneggiato l'insegna di un centro scommesse del centro storico e, sempre in preda all'agitazione, era entrato nella chiesa di Santa Lucia nel centro di Salerno lanciando pietre e bestemmiando. Durante i gesti non ha ferito nessuno, ma data la sua condizione di estrema agitazione, due volanti della polizia si sono concentrate per rintracciarlo e per scongiurare anche una pericolosa escalation di violenza che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi. La descrizione del soggetto ha permesso ai poliziotti di individuarlo e rintracciarlo. Si tratta di un uomo classe 88, noto pregiudicato salernitano e assuntore di sostanze stupefacenti. All'atto del fermo l'uomo ha tentato di ribellarsi aggredendo gli agenti ma senza gravi conseguenze. Ora è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale ed è stato condotto al carcere di Forni. Ci trasferiamo ad Eboli, dove questa mattina c'è stato un brutto incidente in via del Grano che ha coinvolto due autovetture. Nello scontro frontale tra una Suzuki nera e una Fiat Punto sono rimasti feriti un papà e le due figlie minorenni che sono state trasportate in ospedale. La maggiore, di età di 17 anni e mezzo, ha avuto un trauma al collo, mentre la più piccola, di 11 anni, ha riportato, come il padre, traumi al collo, all'addome e alla schiena. Sul posto, per prestare i primi soccorsi, i volontari dell'Humanitas.
Anche la Regione Campania, in concerto con gli altri enti e soggetti interessati al lavoro per riorganizzare il settore dei trasporti alle prese con l'obbligo del Green Pass, il Presidente della Commissione Trasporti Cascone ribadisce abbonamenti gratuiti solo a chi ha la certificazione. Anche la Regione è impegnata in queste ore a riorganizzare l'intero settore dei trasporti in vista della riapertura delle scuole e dell'attivazione obbligatoria del Green Pass a partire dal 1 settembre. A ribadire l'impegno dell'ente Regione questa mattina è stato il presidente della Commissione regionale trasporti Luca Cascone, che è tornato anche sulla questione relativa alla possibilità solo per gli studenti in possesso del Green Pass di poter accedere all'opportunità degli abbonamenti gratuiti messi a disposizione per gli studenti dalla Regione Campania. Seguendo sul tavolo nazionale il confronto con il Ministro, abbiamo fatto una lunga riunione nella giornata di ieri, stiamo di fatto ripartendo con i tavoli prefettizi in modo a nostro avviso di confermare quelli che erano i servizi della fase finale dell'anno scolastico appena trascorso. Le nuove linee guida che dovrebbero partire dal 1 settembre prevedono ovviamente la conferma dell'80% in zona gialla e in zona bianca sugli autobus e sui treni, la ripresa graduale della controlleria con un'attività dei controllori che potrà anche estendersi ovviamente alle mascherine e quindi alla coefficiente del riempimento sugli autobus, quindi un'attività a supporto che prima facevano il personale di terra e ovviamente gli autisti e i ferrovieri, e che faranno anche queste le persone che saranno destinate al controllo. Noi siamo pronti per partire, insomma il piano è già definito, faremo solo un passaggio in prefettura per verificare se c'è qualche problematica più specifica che va attenzionata e che magari va un po' rafforzata. Si punterà anche questa volta a differenziare gli orari di ingresso per poter gestire meglio i flussi? Ma questa è un'ipotesi che in questo momento non è in campo, perché ripeto, noi stiamo immaginando di confermare quello che avveniva a maggio dell'anno scorso. Ripeto, dopo gli incontri in prefettura in cui ci saranno anche le scuole, verificheremo se ci sta qualche aggiustamento da mettere in campo. Teniamo presente che la Regione è impegnata in un grande attività di supporto alle aziende, abbiamo avuto delle crisi aziendali importanti, stiamo facendo un'attività per confermare i servizi anche in provincia di Salerno dell'ex Sky, Bonoturis, che come sapete è fallita, e noi speriamo prima del 15 settembre di arrivare alla definizione, quindi insomma siamo impegnati a tutto campo. Le volevo chiedere un'altra cosa, la problematica relativa agli abbonamenti per gli studenti dell'università. Lei ha detto sì, ma quelli che hanno il Green Pass, questa sua affermazione ha suscitato un po' di perplessità. Sì, la volontà della Giunta De Luca, ma della Regione Campania da sempre, è quella di sostenere la vaccinazione, quindi anche quando noi ci impegniamo in attività di supporto, in questo caso di un sostegno all'acquisto degli abbonamenti per gli studenti annuali, che sapete da 4 anni investiamo 30 milioni di euro per garantire 100-120 mila abbonamenti gratuiti agli studenti campani, in questo caso noi chiediamo che gli studenti siano dotati di Green Pass, e se consideriamo che gli studenti universitari lo devono fare già per norma nazionale, si tratta semplicemente di invitare i liceali che vogliono acquistare questo abbonamento a vaccinarsi, ad avere la doppia dose, a consegnare, insomma ad allegare anche il proprio Green Pass. E ora ci occupiamo di un altro argomento. Uno dei candidati a sindaco per la città di Salerno, Michele Sarno, ribadisce: Salerno deve vivere di turismo, basta chiacchiere da campagna elettorale, servono provvedimenti ad hoc. Gli operatori turistici, dice l'avvocato Sarno, stanno svolgendo un lavoro encomiabile. Il settore turistico è stato messo particolarmente in crisi dall'emergenza da Covid-19. I lavoratori sono stati abbandonati dalle istituzioni tanto a livello nazionale quanto a livello regionale e locale. E Michele Sarno plaude a Giuseppe Gagliano, presidente di Federalberghi e Confcommercio Salerno, che ha rivendicato l'impegno degli operatori turistici dopo il tutto esaurito che ha caratterizzato le strutture alberghiere e extraalberghiere nel mese di agosto. Salerno è una città che può e deve vivere di turismo, ma gli operatori del settore devono essere messi nelle condizioni di lavorare al meglio, senza altri stop and go che altro non fanno che mettere all'angolo un comparto già fortemente in crisi, dice Michele Sarno. E a proposito di politica, di amministrative che sono ormai alle porte, continua la campagna elettorale per le amministrative il candidato a sindaco Maurizio Basso, oggi al mercato di via Robertelli. L'agente immobiliare usa la mediazione anche in politica e rilancia il progetto della copertura dell'area mercatale.
Usa la mediazione anche in politica l'agente immobiliare Maurizio Basso. La sua campagna elettorale come candidato a sindaco per la città di Salerno non si è mai fermata, neanche durante la pausa estiva. Ed anche oggi Basso ha scelto, come dal primo giorno, di incontrare le persone e di parlare faccia a faccia per conoscere le problematiche e studiare insieme delle possibili soluzioni. Nel quartiere in cui si sente più forte, quello in cui Basso sostiene di avere i suoi principali supporter, oggi il candidato ha scelto di fare una passeggiata e di incontrare gli operatori e gli utenti della struttura mercatale di via Robertelli, per la quale è necessario, secondo Basso, rilanciare il progetto di restyling fermo al palo. Ma io credo che questo mercato, più che mercato, la zona abbia bisogno di un restyling, come d'altronde un po' tutta la zona di Salerno. Abbiamo visto la realizzazione della copertura, per esempio, di Via Piave con delle polemiche, perché si fanno sempre quelle cose prima poi sponsorizzate e mai fatte, oppure in velocità e non ragionate. Cioè, quindi c'è un po' di incoerenza per quanto mi riguarda e per quanto mi viene poi rapportato. Io, come ho sempre detto, e questo non bisogna, bisogna ricordarlo e non bisogna mai dimenticarlo, io sono un mediatore, parlo con la gente da 30 anni, potrei essere veramente per loro un portavoce importante, e mandare oggi a un'amministrazione una persona che conosce i veri problemi della città forse sarebbe il vero cambiamento. Andiamo ora a Nocera Superiore. Chi inquina paghi e non sono di sicuro i cittadini, così il sindaco di Nocera Superiore Giovanni Maria Cuofano sulla situazione verificatasi al depuratore, dove negli ultimi giorni sono giunti scarichi massivi provenienti dalla lavorazione dei pomodori. Il nodo sul quale Cuofano, che ha avuto modo stamani di effettuare un sopralluogo, ribadisce la sua posizione riguarda proprio i costi di smaltimento che l'ente idrico campano e Gori dovranno sostenere, che i cittadini rischiano di ritrovarsi caricati in bolletta. L'ente idrico campano adotti tutte le misure necessarie per avere un tracciamento delle emissioni in fogna, dice il sindaco, affinché si possano continuare a fare investimenti sui territori atti a mantenere, a manutenere e riqualificare la rete e creare percorsi dedicati per agevolare il lavoro delle imprese. Usciamo dall'emergenza, vacciniamoci tutti, è questa la frase con cui il sindaco di Rocca Piemonte, Carmine Pagano, invita la popolazione che non ha ancora provveduto a sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid-19 presso il sito vaccinale comunale situato in via della Pace alla frazione San Potito. Il sindaco ha infatti ricevuto comunicazione dall'AS di Salerno che dal lunedì 30 agosto, a partire dalle 15, saranno disponibili 120 dosi al giorno tipo Pfizer per quanto riguarda il vaccino, per i cittadini afferenti all'area del distretto sanitario 60, Nocera Inferiore, Superiore, Rocca Piemonte e Castel San Giorgio, iscritti alla piattaforma regionale, per i giovani la fascia d'età 12-18 anni, per i quali non ci sarà bisogno di effettuare prenotazione, basterà recarsi sul posto e chiedere la somministrazione del vaccino. E parliamo ora della questione Afghanistan, mentre in provincia di Salerno si registrano continuamente le adesioni e le disponibilità dei sindaci in ordine di tempo, per ultimo quello di Capaccio, ad accogliere i profughi, in tutta la regione si è scatenata una gara di solidarietà. Ecco come fare. L'amministrazione comunale di Capaccio Pessum apre le porte dell'accoglienza a civili e cooperanti di pace in fuga dall'Afghanistan, nuovamente oppresso dai talebani. Non si possono chiudere gli occhi al cospetto delle drammatiche immagini che arrivano da Kabul, spiega il sindaco Franco Alfieri. Non si può e non si deve rimanere indifferenti davanti alle immagini di genitori disposti a lasciare andare i propri figli, senza sapere se potranno mai più rivederli, nella speranza che almeno loro possano trovare salvezza ed iniziare una vita nuova lontano da un regime sanguinario come quello talebano. È per questo che con apposita delibera di giunta abbiamo deciso di dare la nostra disponibilità a fornire eventuale accoglienza ed ospitalità al popolo in fuga dall'Afghanistan, aggiunge il primo cittadino della Città dei Templi. Capaccio Pessum è stata e continuerà a essere sempre culla di civiltà. Intanto la regione Campania è già impegnata nell'accoglienza di circa 100 afghani provenienti da Kabul e sistemate presso il Covid Residence dell'Ospedale del Mare a Napoli, dove trascorreranno il periodo di quarantena. E sono già centinaia le richieste pervenute alla Protezione Civile Regionale da parte di cittadini pronti a donare abbigliamento e generi di prima necessità ai profughi afghani.
una vera e propria gara di solidarietà che ha reso necessario fornire indicazioni precise. A tutti gli afghani sono stati già forniti kit composti da abbigliamento intimo, scarpe, giocattoli per bambini. Naturalmente viene garantito il vitto, ma sono necessari abiti per bambini ed adulti, in particolare foulard grandi, gonne lunghe, leggings o pantaloni leggeri larghi, sandali e tuniche. Non saranno raccolti abiti usati o generi alimentari. I cittadini che volessero donare beni nuovi possono recapitarli all'Associazione di Protezione Civile Il Quadrifoglio di Ponticelli, sita nel Parco De Filippo, poco distante dall'Ospedale del Mare. La raccolta viene effettuata tutti i giorni, tranne la domenica, dalle 16 alle 19. È a disposizione il numero di telefono dell'Associazione 388-387-4980. Sulla Campania è in atto un'allerta meteo gialla che si protrarrà fino alle 14 di domani. Si tratta di fenomeni temporaleschi difficilmente prevedibili in termini spaziali e temporali, poiché caratterizzati da grande rapidità di evoluzione. La Protezione Civile della Regione Campania invita dunque alla massima attenzione. Chiusura estiva per il Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno dal 9 al 25 agosto. Si riparte giovedì 26 agosto con il film in uscita nazionale Come un gatto in tangenziale, Ritorno a Coccia di Morto, con Paola Cortellesi ed Antonio Albanese. Ingresso intero 7 euro, ridotto 5 euro. Il giovedì non festivo, ingresso unico 5 euro. Tra gli spettacoli alle ore 17, alle 19.30 e alle 22. Per info e prenotazioni 089 22 04 80 www.cineteatrosandemetrio.it. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. Fra poco la pagina dello sport, prima il meteo e la pubblicità. Ma sei tranquilla, mio cugino è un tuttofare. Ha già montato il box dodge. Ha sistemato il muro. E in più ha cambiato anche le tapparelle. No, mannaggia, mio cugino, mannaggia. Lavori in casa, non improvvisare. Vai su bricobros.com. Il fai da te, su misura. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. Eccoci alla pagina dello sport. Come dicevamo in apertura di TG Cresce, l'attesa per Salernitana-Roma in programma domenica sera alle 20.45 allo stadio Arechi. Ci sarà un ospite d'eccezione ovviamente per questa partita, ossia José Mourinho, tecnico giallorosso. Ieri il test in Coppa per la Roma contro il Trabzonspor, ma gara speciale per i tifosi granata e giallorossi uniti nel ricordo di Agostino Di Bartolomei. Il conto alla rovescia era partito dopo la pubblicazione del calendario di ormai gli sgoccioli. L'Arechi, oggetto di ritocchi anche in extremis, è pronto ad accogliere la Salernitana nel giorno del suo nuovo esordio interno in massima serie. Domenica i granata di Castoria avranno un ospite d'eccezione per la loro prima casalinga, ossia José Mourinho, tornato in Italia dopo la breve ma intensa parentesi nerazzurra, per rilanciare le ambizioni della Roma. E se l'attesa per lo Special One è più che altro curiosità per vedere da vicino uno dei personaggi più carismatici e comunicativi degli ultimi 30 anni, c'è poi la memoria che completa l'opera e porta il cuore sulle montagne russe. Il filo dei ricordi è cucito da ago, perché la partita tra Salernitana e Roma è speciale anche e soprattutto per questo patrimonio di ricordi che è comune alle due squadre e alle due tifoserie che lo hanno visto con la fascia al braccio vincere e persino sorridere all'Olimpico come al Vestuti. La bandiera giallorossa fu il capitano di una promozione che resterà la più grande festa popolare mai vissuta a Salerno per un evento sportivo. Mourinho e Castori si sono già incontrati e domenica si sfideranno di nuovo, e su di loro e su tutti i presenti all'Arechi si poserà sicuramente dal cielo lo sguardo del grande condottiero che ha vestito le due maglie. Ci saranno tanti tifosi, tutti quelli che l'Arechi potrà contenere. Ieri all'improvviso è stata riaperta la vendita dei biglietti per un quantitativo extra di Curva Sud.
tutti tagliandi venduti in poco tempo e pienone assicurato. Intanto ieri pomeriggio c'è stata l'occasione per spiare la Roma, trascinata dal capitano di oggi Lorenzo Pellegrini e dall'enfant prodigio Zaniolo ai gironi di Conference League. 3 gol al Trabzonspor, missione compiuta. Poco turnover per Mourinho, che domenica non avrà a disposizione proprio lo squalificato Zaniolo, figlio dell'ex Granata Igor, ma annunciato al seguito della squadra che domani pomeriggio raggiungerà la sede del ritiro prepartita. Per il momento è tutto, ci ritroviamo nelle prossime edizioni. Grazie per la cortese attenzione, a risentirci. Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.